Ciao a tutti boys, ben ritrovati in camera mia. Pochi di voi sapranno che 4 anni fa, credo nel 2016, andai a studiare a Bologna presso la... Perché è bippato? Ah, forse l'icona boy videomaker ha deciso di non fare pubblicità gratuita a questa scuola. Sempre un passo avanti a me. Questa frequentazione ha obbligato me medesimo a trasferirmi a Bologna per non fare ogni giorno Lucca Bologna, Lucca Bologna, Lucca Bologna, Lucca Bologna. Sono andato quindi in cerca di una casa vicina alla scuola in cui dovevo andare. Vicino si fa per dire, visto che dovevo prendere un altro treno per dover andare in quella scuola. Un'inculata dopo l'altra! Vi metto adesso una carrellata di immagini della casa in cui ero andato a vivere, perché a volte un'immagine vale più di mille parole. Specialmente queste immagini. Una latrina, una vera e propria discarica di emozioni. Voi vi chiederete, ma perché ci hai fatto questo preambolo palloso e inutile? Perché grazie a tutto ciò sì, io sono qua. Non grazie alla scuola. Ho già spiegato in diversi video che i titoli di studio non contano un cazzo. Ma grazie a quella casa. È dentro quella casa, priva di emozioni, che ho dovuto riempire il vuoto con la musica. Prima di allora producevo solamente pezzi EDM non cantati. Oggi però, assieme a voi, riascolterò per la prima volta, dopo tantissimi anni, la mia prima canzone, prodotta proprio in quella casa. Canzone perché appunto all'interno c'era davvero la mia voce, non era solamente una strumentale, era proprio una canzone. Testo scritto da me, tutto scritto da me, avete capito? Il mio studio in quella casa non era un granché. Oddio, forse meglio di quello che ho adesso. Non avevo neanche un microfono, per cui sono andato a registrare la voce che tra poco andremo a sentire nello studio della... Un bello studio, nulla da dire. Finita questa premessa inutile che il 99% di voi avrà sicuramente skippato, passiamo ora ad aprire il progetto, datato 25 ottobre 2017. Mancavano pochissimi giorni ad Halloween, infatti indovinate un po' come ho intitolato il brano? Pennywise. Io direi di non ascoltare tutto il brano sin da subito, ma di analizzare traccia per traccia. Oddio, 57 tracce! Adesso è già tanto se ne faccio 20. Mettiamo in solo la strumentale e intanto ascoltiamoci quella, così da capire, da farvi capire un po' il mood del brano. Beat molto halloweenesco, direi che l'obiettivo era stato raggiunto comunque. Dai ragazzi, l'obiettivo del beat di Halloween era stato raggiunto. Io vi dirò, anche se ascoltato dopo anni con un altro orecchio, non mi suona poi così male, anzi, figo. Cerchiamo di trovarci le peculiarità più fighe di questo beat. Intanto le automazioni nell'intro. Mamma mia, credo di non saper più fare queste cose. La pausa super creepy prima del secondo drop, del secondo ritornello, secondo me ci sta veramente da Dio. Ragazzi, difetti macroscopici non ne trovo. Ah, contate che tutti i plugin che vedete col punto esclamativo non ce li ho più perché erano crackati. Per cui se sentite robe strane, di riverberi, di volumi un po' sballati, è colpa di quello, non è colpa mia. Ragazzi, non lapidatemi, vi prego, no! Io direi adesso di smutare la voce e di sentire il brano completo. Che ne dite? Allora, in quegli anni non sapevo scrivere.
Non che adesso sia migliorato, però davvero in quegli anni era una frana. Ok, io metto subito le mani avanti. Ora però lasciamo parlare la musica. Dov'è la voce? Dov'è la voce? Lo sai, paura di me. Ho messo troppo il lane e frate, sembro Manson burlesque. Com'è che riesco a fare tutto in tempo? Piano controllo di me stesso. Prendo il decollo come un jet. Galleggio on the air. Sono pronto al tetto a tetto. Torniamo nel far west. Il puzzo è il mio privé. Struzzo, guardi in basso quando parlo. Yeah, yeah. Fatti lo sguardo quando passo e non ti chiedi il perché. Dammi alla larga, ti cacci nei guai. Cammino sull'acqua come Stephen Fry. Se non clono il flow, non sfondere mai. La zona è piena di pagliacci stronzi come Pennywise. Dammi alla larga, ti cacci nei guai. Cammino sull'acqua come Stephen Fry. Se non clono il flow, non sfondere mai. La zona è piena di pagliacci stronzi come Pennywise. Si scioglie il trucco sotto, resti sempre un pagliaccio. Resta nel circo, cerco di non essere d'intralcio. Mi guarda attorno come un cavallino sulla giostra. Fra me basta la tua foto e tua vita un creepypasta. Non c'è bisogno di pararsi il culo. Rimani nei paraggi, frate, stai al sicuro. Ho le mani legate, frate, stai sereno. Conosco le paure, via le luci, ora è buio pesto. Mi vesto, mangio, scopo, dormo, vado a letto presto. Sta barra è fuori tema, non sto nel contesto. Sembro un clown con 2 chili di rossetto. Smetto adesso che c'ho fame, prendo il tuo rispetto in sconto e me ne mangio un pezzo. Sì. Dammi alla larga, ti cacci nei guai. Cammino sull'acqua come Stephen Fry. Se non clono il flow, non sfondere mai. La zona è piena di pagliacci stronzi come Pennywise. Dammi alla larga, ti cacci nei guai. Cammino sull'acqua come Stephen Fry. Se non clono... Beh, basta. Ok, allora, iniziamo con i pregi. Passiamo ora ai difetti. C'è un cazzo di fruscio che invade tutta la registrazione di voce. Sicuramente è colpa del microfono di merda. C'è un difetto enorme riguardo al testo. Io veramente tralasciavo completamente il significato del testo, dando priorità solamente alle rime e alla metrica. Oh mio Dio. Qua non c'è un messaggio, è solamente una cozzaglia di parole che fanno rime tra di loro e... niente. Ci sono poi altri problemini di mix, però dai... Alla fine non suona malaccio questa voce, poi fatemelo sapere anche voi nei commenti. Però fammi provare a togliere l'autotune nelle strofe. Come autotune, tra l'altro, c'era quello stock di Logic. Si scioglie il trucco sotto, resti sempre un pagliaccio. Resta nel circo, cerco di non essere d'intralcio. Mi guarda attorno come un cavallino sulla giostra. Fra me basta la tua foto e tua vita un creepypasta. Non c'è bisogno di pararsi il culo. Oh mio Dio, è molto meglio così. Rimani nei paraggi, frate, sei al... A proposito di mix di voci, se sei interessato ad imparare nuovi trick, nuove tecniche riguardo mix di voci, o più semplicemente di strumentale in generale, clicca qua in alto a destra e accedi alle mie video lezioni sul Patreon, diventando un discepolo. Ed oltre ad avere la mia stima, imparerai anche cose nuove, che sicuramente ti torneranno utili. Sempre se ti piace la musica. Scrivete qua sotto nei commenti un parere riguardo la mia prima canzone, ok? Questa è la mia prima canzone, per cui ci sono molto legato, ok? Quindi scrivete un parere! Solo commenti positivi, perché commenti negativi li banno. Io sono molto legato a questo brano. Ricordo anche che questo venerdì alle 14 uscirà Reagisca i vostri beat numero 7. Ok, numero 7, ragazzi, siamo già al numero 7. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella, così potrai essere la prima persona a poter commentare prima di tutti gli altri. Altro motivo per iscriversi a questo canale è che se raggiungiamo i 150.000 iscritti prima del 31 dicembre, pubblicherò in free download il mio primo drum kit contenente tutti i suoni che utilizzo ultimamente per le mie prod. Parola di Roberto Carlino. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao boys! Ah,